lasciò un baiocco, tutte messe per sé per l'anima sua. Si tirò fuori 4 soldi per lo spirito d'ardere. Mi raccontava di tutti, sì, di politica, i terremoti, la fine del mondo, divertiamoci prima, Dio ci scampi e liberi tutti. Ma certo era una donna colta. E quelle bugiarate su Mr. Jordan qua e Mr. Jordan là? Io dico che è stato felice di aver scelto. E il suo cane, che mi odorava la pelliccia e cercava di infilarmi tra le sottane, specialmente quando. Cosa di grave, meglio che vadano all'ospedale, dove tutto è pulito. Ciao, mi chiamo Giulia, vengo da Fano e ho 20 anni. Mi occupo di teatro e sono un'attrice. In realtà la prima cosa che mi ha spinto verso questa disciplina è stata la musica. Da 10 anni studio per diventare un'attrice e ho deciso di realizzare uno studio teatrale sull'ultimo capitolo dell'Ulisse di James Joyce, il monologo di Molly Bloom. Da grande mi piacerebbe fare l'attrice. E poi non posso soffrire la confessione. Quando andavo da padre Corrigan. Mi ha toccata, padre. E che male c'è? Dove? Io dicevo, sulla riva del canale. Come una stupida. Ma dove sulla vostra persona, figlia mia? Sulla gamba dietro in alto. Era mica piuttosto in alto. Era mica dove ci si siede. Sì. Oh, signore, non poteva dir subito il sedere buonanotte. E che cosa c'entrava tutto questo? E avete anche... Ma mi ricordo la parola. No, padre. E io pensavo sempre al vero padre. Che bisogno aveva lui di sapere quando io avevo già confessato tutto a Dio?